Bene, oggi per la prima volta, ormai ho chiuso da anni, però vi faccio vedere come nascevano i diffusori MCA Audio. Ora mi sono messo qui all'ombra con le mie piante officinali e tutto quanto. Allora, tranne che un minimo di attrezzatura, che potrebbe essere una pinzettina, una forbice, un avvitatore, un cacciavite particolare fatto apposta per questo tipo di lavori, perché quando voi dovete entrare nelle casse da sopra, da dentro, un calibro, il telefono se arriva alla mariella, ovviamente, un woofer molto ma molto apprezzabile da 20 centimetri prodotto dalla Chiare, che è meglio del JBL. Questo qua, perché tante tante persone ormai praticamente sono infognate mentalmente con certi marchi e pensano che la JBL sono 20 anni che produce in Cina, dunque di conseguenza praticamente è inutile che stiamo lì a pompare cose che non esistono. Qua ci sono i piedini sotto cassa. Qui c'è il filtro di diffrazione del driver. Qui abbiamo un driver ad altissima compressione flangiato, questo qui è flangiato. Un filtro di crossover che ho già cablato e tutto quanto. Qui ho messo una fascettina tagliata tanto per far vedere le altre, devo ancora tagliarle, eccole qua, così. Due Fastone che andranno inseriti poi al destro, al sinistro, al più e al meno. Il frontale della cassa. Eccolo qua. Dietro vi faccio vedere che è flangiato, eccolo qua, perché qui non potete avvitarci niente, niente. Qui, se voi prendete un driver a vite, qua non ci va, qui deve essere per forza il driver flangiato, eccolo qua, così, altrimenti qui non si mette su niente. Benissimo, ora questo qui è il frontale della cassa. Questa è la griglia anteriore di acciaio verniciato a polveri, e questo qui praticamente sarebbe il vero box, praticamente il contenitore. Volete che andiamo a vederci che spessore ha? Ora qui siamo a zero. Apriamo. Aspetta un attimo. Qui a inci invece andava a millimetri. Eccolo qua. Un attimo. Ecco fatto. Allora, prendiamo lo spessore da qui a qua. Sono 9,8 mm, 9 mm di spessore. Andiamo nella parte, diciamo, 7,38. 7,29. Comunque siamo 7,5 mm di spessore. Mentre il frontale, ve lo dico subito che spessore ha, eccolo qua. Il frontale ha 9 mm di spessore, circa un centimetro. Cioè, tanto per farvi capire la differenza che c'è fra questi prodotti e i prodotti cinesi che comprate. Questo mobile qua vuoto pesa esattamente 5 kg, solo il mobile vuoto. E oltretutto, come vi ho detto l'altra volta, è fatto in polibutilene. E cioè praticamente che è un materiale leggermente flettente per resistere agli urti. Questa qui è la gabbia posteriore del filtro di crossover, eccola qua, che ha il suo incavo e che può essere pannellato anche a richiesta praticamente con un amplificatore da 150 watt RMS. Qui ci sono gli spazi per i piedini,
svitando questa si possono mettere le staffe, oppure qua dietro praticamente si fa con la piantana classica di quelle coi treppiedi che usano nei concertini, insomma, ecco. Bene, abbiamo visto un attimino com'è composto un box, e dopo questo qui ovviamente va qua così. Anche questo, se voi avete fatto caso, è dotato di una parete tagliata a 60 gradi, perché l'altra praticamente è quella rotonda, mentre la parete a 60 gradi, eccola qua, è posizionabile come un monitor da palco. Ciao! Ecco tutto qua. Passata la super figa bionda dei tennis qua di Sirmione. Insomma, ragazzi, ognuno. Eccolo qui. Questo qui sarebbe lo stesso mobile delle Mackie RCF. Questa qui è la versione più avanzata dell'MCA 2 202. Questa qui è la versione ultima, quella che praticamente abbiamo fatto fino a qualche anno fa. Anche perché dopo io praticamente sono andato in pensione, quindi è inutile che siamo lì a raccontare le barzellette. Benissimo, adesso scomponiamo ancora i due pezzi. Faccio notare che qui è flangiato, non è filettato, è flangiato, di conseguenza da non confondere con la batteria cinese. Ecco. E se voi vedete lì i irrigidimenti interni dei supporti, delle staffe, e anche dei irrigidimenti inferiori, qui se fate caso, praticamente, mettiamoci qua che li vediamo meglio, l'accompagnamento dell'avvitamento è integrale dal fondo all'inizio, che poi andrà a combaciare con questi signori qua, quei piloti. Questi qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eccoli qua. E qui ci sono gli incontri. Quindi ditemi di tutto, tranne che questa qui è cinesería, eh? Ecco, dunque di conseguenza ci siamo un po' capiti come stanno le cose. Ecco fatto. Allora, il woofer è un poderoso ciare che praticamente è un 15 cm di diametro di driver, pur essendo solo un 20 cm di testata, e ha una bobina da 50 mm, che neanche il JBL ha una bobina del genere. Ovviamente ventilato. Qui c'è il crossoverino, qui l'ho già saldato per portarmi avanti quei lavori. Il giallo corrisponde al più, il bianco al meno. Questi qua sono fili che ho già saldato, praticamente già saldato nel senso di ho già stagnato, insomma, perché dopo alla fine quando li metterò dentro nei capicorda non sono fili, filettini che dopo si sbriciolano oppure se ne stacca un filino poi l'altro, eccetera, eccetera, no? Qui le cose si fanno bene o se lo fanno senza farle. Qui naturalmente, come avete visto, qua così ho un po' di fascettine. Qui ho lo spiccon di riferimento, insomma, perché dopo magari lo uso per quando dovrò fare le prove. Qui c'è tutta la bulloneria. E se voi fate caso, questa qui è tutta bulloneria in acciaio zincato e dopo oltretutto praticamente anche brunito. Qui non si sta parlando di vittine che trovate al supermercato, insomma, ecco. Eccole qua. Vedete qui invece sono in acciaio temperato. Bene, abbiamo visto il cuore che sarebbe il crossover. Abbiamo visto gli operai che sarebbero il grosso e potente woofer. Il driver che è flangiato. Poi qui davanti, qui dentro praticamente, non so se si può stare a vedere, aspetta che ci spostiamo un attimino. Comunque praticamente è ad alta compressione.
con conetto centrale per ridurre le diffrazioni. E poi davanti qua ci andrà montato questo signore qua, che sarebbe quello che ha praticamente la funzione di omogenizzare praticamente l'uscita delle frequenze alte. Allora, questo driver qua, che non è proprio piccolo, e oltretutto è bullonato anche sotto, perché non è quello con le vitine dei cinesi, né? È bullonato. Praticamente ha una doppia flangiatura. Questa e questa sono i supporti, questo alla cassa e questo al driver. Poi, svitando con la vite da 7 mm, cioè con la chiave da 7 mm di queste viti qua, praticamente si accede alla bobina vera e propria. Ecco fatto. Quindi, e soprattutto, sono altoparlanti che sono molto, ma molto proporzionati fra di loro. Diciamo, alta potenza e alta qualità del woofer, e che deve corrispondere praticamente anche ad un'alta potenza, alta dinamica anche del driver, perché qui spingono questi qua. Questa cassa qua spinge tranquillamente 100 watt e anche fino a 150 watt RMS, ma tranquillo, tranquilla, tranquilla. Benissimo. Cosa volete che vi dica, insomma? Diciamo che non sono come i bottegai, che sembrano più negozi di profumerie, di boutique. Qui purtroppo si lavora ancora tirandosi sulle maniche. Martello no, perché io praticamente col martello lo uso gran poco. Però trapani avvitatori. Questo qui, cos'è che serve questo qua? Questo cacciavite qua? Ve lo dico subito. Quando si entra nelle casse da dietro, ci sono questi fori qua, che sono quelli che hanno la possibilità di avvitare contro esattamente questi qui, contro nei cavalierini. Quindi servono dei cacciaviti a magnetici fatti apposta. E praticamente di dietro sembra una manopola di quelli che usano gli liutai, perché giustamente quando dovete prendere in mano il cacciavite dovete prenderlo in mano. Invece, se avete il cacciavite, quello classico cilindrico, praticamente sgranate tutto. Invece, con questo qui fate una pressione. In più avvitate e gli date la giusta carica manuale, che chi è esperto nel settore sa che carica metterci come stringimento delle viti. Bene, ci siamo percorsi una panoramica. Ah, ultima cosa, di queste casse qua ce n'è solo una coppia, per il più fortunato.